presenterò un video registrato così di sfuggita, mentre il nostro presidente, Christian Manzi, effettua delle manovre di sostituzione pediatrica su un lattante, un vero lattante. Vediamo. Se il bambino rischia di soffocare e vedete che diventa rosso in faccia, lo dovete mettere in questa posizione evitando di schiacciare il torace e favorire la tosse. Quindi fatelo tossire, finché tossisce non vi spaventate, il bambino non rimane soffocato. Ma se improvvisamente notate che non è più rosso ma diventa blu e non fa più la tosse ma ha dei sforzi per respirare ma non ci riesce, allora vi dovete abbassare. Lo prendete sulla mandibola, lo mettete di pancia sul braccio, ancorate bene la gambina qui sul fianco, poggiate il braccio e gli date 5 pacche dietro la schiena, così, 5 volte. Dopodiché lo alzate, guardate, se non riprende a tossire, lo mettete questa volta di schiena. Di schiena, tenete l'occipite, cambiate gamba, ancorate la gambina, lo poggiate e andate con la mano a bacchetta sullo sterno e spingiate forte, secco e profondo per 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. E continuate ad alternare le pacche con le compressioni finché il bambino non si disostruisce. Se notate che il bambino non si muove più, allora dovete chiamare il 118 e iniziare la rianimazione. Se invece si disostruisce, il bambino tornerà chiaro e inizierà a respirare. Anche se la qualità dell'audio non è ottimale, spero che comunque possa essere utile a qualcuno. Vi invito sempre a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale per non perderci altri video della CSE e come sempre aiutateci a diffondere la cultura del primo soccorso. Ciao, alla prossima puntata!